Ma cari ragazzi, buongiorno e benvenuti anche questa mattina all'appuntamento con la mia sbarbata. Allora, quest'oggi vado a provare un'altra profumazione tra le 11 che ho preso, gli 11 campioncini che ho acquistato un paio di settimane or sono. E che sto man mano provando. Siamo alla terza profumazione che vado a provare. Sto parlando nello specifico di Meissner Tremonia e dell'Aftershave Strong and Scottish, che non ho ancora aperto perché li sto praticamente provando con voi quasi in diretta volta per volta, ma il nome mi suggerisce qualcosa di scozzese ed esattamente il whisky, quindi si preannuncia una profumazione interessante, ma l'andremo a vedere quando sarà il turno dell'aftershave, quindi a fine della rasatura. Come sapone, naturalmente, utilizzerò sempre un Meissner e Tremonia nella versione Pure, la crema di sapone, questa crema che praticamente è ricca di elementi naturali e biologici, perché Meissner e Tremonia ha fatto del rispetto dell'ambiente il suo, come dire, principio cardine. E quindi, a cominciare dal packaging, che è in vetro, un barattolo in vetro, utilizza solo prodotti vegetali biologici come la glicerina, ad esempio, che è contenuta tra gli altri ingredienti in questo sapone. Ma anche nell'aftershave, per esempio, non troviamo l'alcol, bensì lo spirito divino biologico. Poi troviamo l'acqua di Amamelis, sempre di origine biologica. Quindi Meissner Tremonia si propone come azienda tedesca, ovviamente con sede a Dortmund, che realizza praticamente prodotti partendo da materie prime di origine biologica, di origine assolutamente naturali. C'è anche il balsamo, che ha una bella consistenza piuttosto densa e cremosa allo stesso tempo. Di sostanza, insomma, che ho preso sempre nella versione pure, cioè la versione senza profumazione. Ho comprato questi due elementi, quindi sapone e balsamo in versione pure, e poi ho comprato gli 11 aftershave per provare tutte le profumazioni in campioncini, perché proprio vendono i campioncini da 10 ml in modo da poter provare le profumazioni. Come da solo, ragazzi, questa mattina vado ad utilizzare il Sintesi di The Goodfellas Smile, eccolo, Sintesi che provvedo ad armare con una bella katana giapponese, ovvero con la lametta tatara, eccola qua, ragazzi, il simbolo del samurai giapponese inconfondibile vestito di nero. Lametta tatara, vado a scartarla e così procediamo ad armare il rasoio e procediamo con il nostro rituale. Rasoio sintesi che è in acciaio, ha un angolo molto intuitivo ed è, a mio avviso, un bello strumento, ragazzi, perché è sicuro, permette di sbarbarsi in spensieratezza e con efficacia al tempo stesso. Ecco qui, ragazzi, la lametta ben allineata nel rasoio Sintesi by The Goodfellas Smile. Eccolo qua. Come pennello vado ad utilizzare un pennello Omo, eccolo qua il simbolo Omo, questa tigre stilizzata, con un bellissimo ciuffo in tasso Manchurian da 29 mm e il manico in resina gialla con inserti di colore viola.
Detto questo, ragazzi, penso di aver detto tutto, quindi possiamo anche partire con la detersione del viso utilizzando il Daily Skin Cleanser di Depot, detergente ai carboni attivi. Quindi partiamo pure, ragazzi. Bene ragazzi, quindi andiamo a sciacquare il viso. Benissimo ragazzi, e da questo punto possiamo procedere con l'applicazione del panno caldo. Benissimo ragazzi, quindi dopo il panno caldo possiamo procedere con l'applicazione dell'olio pre-barba allevando le dolci by Esso Cosmesi, mando le dolci con spremitura a freddo. Molto bene ragazzi, quindi siamo pronti adesso per andare a montare insieme la crema da barba Pure di Meissner e Tremonia. Pertanto vado a posizionare il cellulare a favore di inquadratura scatto, così procediamo assieme. A tra poco. Molto bene ragazzi, allora andiamo a prelevare insieme la crema da barba, perché praticamente essendo già in consistenza cremosa, non ho ritenuto opportuno metterla preventivamente nella scatola perché le volte precedenti l'ho trovata eccessivamente sciolta, eccessivamente liquida, perché ripeto, ha già una consistenza di partenza cremosa, come potete ben vedere, quindi diventava poi proprio eccessivamente liquido. Chiudiamo un attimo il sapone. Il pennello l'ho tenuto a bagno durante questi preliminari di lassatura, adesso ne ho strizzato il ciuffo che pertanto è umido. Procediamo insieme al montaggio. Benissimo ragazzi, io direi che ci siamo perché si è formato un bellissimo pastone compatto, ben amalgamato, privo di bollicine di aria, lucido, quindi possiamo procedere ad insaponare il viso. Vado quindi a riposizionare nuovamente il cellulare a favore di inquadratura frontale, così procediamo assieme. A tra poco. Molto bene ragazzi, procediamo quindi ad insaponare il viso con questa bella crema di sapone che si è formata di Messere e Tremonia Pure senza profumazione.
Perfetto ragazzi, bel montaggio cremoso, possiamo procedere quindi con la sbarbata. Allora, da soio, sintesi, by the good fellas, smile asmato con la metta, tatana, andiamo con il vesso del pelo, via. Perfetto ragazzi, andiamo a sciacquare il viso. Bene ragazzi, e a questo punto andiamo nuovamente di panno caldo. Bene ragazzi, quindi possiamo procedere nuovamente ad insaponare il viso. Ottimo ragazzi, quindi a questo punto possiamo procedere con il verso obliquo o traverso. Molto bene ragazzi, quindi andiamo a sciacquare il viso. Procediamo nuovamente all'applicazione del panno caldo.
Perfetto ragazzi, quindi procediamo nuovamente ad insaponare il viso. Perfetto ragazzi, prima di procedere con il passaggio in contropelo, io devo andare a recuperare la tavoletta Frizzel. La tavoletta Frizzel è una salvietta come questa di colore bianco che io ad inizio lassatura bagno per bene, piego in quattro, strizzo per la parte di acqua che gronda e inserisco nel Frizzel in posizione orizzontale. In questa mezz'ora abbondantemente trascorsa, la salvietta si è irrigidita, è diventata appunto quella che ho tavoletta Frizzel, ma io l'appoggio sul lavabo mentre vado di contropelo e si ammorbidirà al punto giusto da consentirmi l'utilizzo in volto. Quindi vi lascio per qualche secondo perché vado a recuperarla. A tra poco. Ed eccola ragazzi, è lei la tavoletta Frizzel che non si piega e non si spezza, ma si ammorbidirà mentre io procedo con il contropelo. Perfetto ragazzi, anche il contropelo è andato. A questo punto io valuto l'opportunità e necessità di qualche ritocco. Perfetto ragazzi, io direi che va assolutamente bene così, quindi procedo con un'insaponata di cortesia. Molto bene ragazzi, mentre io mi godo questa insaponata di cortesia che non prevede ovviamente ulteriori passaggi di rasoio, ma è solo un'insaponata per godere delle proprietà del sapone e della profumazione che in questo caso non c'è, comincio a sistemare un po' il tutto e noi poi ci vediamo tra poco per proseguire con la skincare del viso. A tra poco. Benissimo ragazzi, procediamo a questo punto con l'applicazione del panno Frizzel.
Perfetto, ragazzi, possiamo procedere ad asciugare il viso, naturalmente tamponando con una salvietta asciutta. E quindi, ragazzi, a questo punto procediamo con l'applicazione del talco finissimo di Club Men Pinot. Bene ragazzi, quindi adesso lascio che il talco si assorba, intanto finisco di sistemare e noi ci vediamo tra poco. Molto bene ragazzi, a questo punto procedo con l'applicazione della crema riparatrice Provictis del saponificio Varesino, una crema altamente nutriente ed emolliente, ricca di elementi naturali che va a restituire alla pelle ciò che inevitabilmente noi andiamo a togliere con il passaggio della lama. Una crema, ragazzi, in grado di offrirvi un comfort immediato, come indossare, io lo dico sempre, un cappotto in una giornata fredda. Lascio quindi che la crema si assorba e finisco di sistemare, quindi poi ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, a questo punto procediamo con l'applicazione del balsamo Messner e Tremonia Pure. Guardate che bella consistenza densa che ha, un bel balsamo con prodotti organici, biologici, realmente emolliente. Privo di profumazione, questo è il più uso. Balsamo alcolico, tra le altre cose, ragazzi, perché contiene praticamente spirito divino e quindi sempre biologico, quindi è un balsamo alcolico. Bene, a questo punto lascio che si assorba il balsamo, fermo il video, finisco di sistemare e ci vediamo per le battute finali. A tra poco. Molto bene ragazzi, siamo quindi pronti per l'applicazione dell'Aftershave Splash Strong and Scottish di Messner e Tremonia. Andiamo a provare questa fragranza, vediamo com'è. Mamma mia ragazzi, è fantastica. Allora, è vero whisky scozzese, molto maschile, con legno di quercia affumicato.
Ragazzi, una cosa bestiale, buonissimo, proprio l'odore di quel legno bruciato. Avete presente quando rimane praticamente il tizzone ardente e si sprigiona quell'odore di legno bello, affumicato, fumoso? Ecco, è così. Bellissima fragranza, ragazzi, io ne metto un altro po'. Leggermente oleoso anche l'aftershave, però poi si assorbe molto facilmente. Allora, ragazzi, la rasatura si è conclusa, direi egregiamente alla grande. Ok, bel risultato. Come procedo? Prima colazione, naturalmente, perché ho appetito, poi applicazione della Rescue Potion di Zingarimen, soluzione oleosa, altamente idratante ma di facile assorbimento, e poi procederò con l'applicazione dell'acido ialuronico multifunzione, che praticamente va bene sia sulla pelle del viso, sia praticamente sulla barba lunga, sia tra i capelli, perché è altamente idratante. E poi, ragazzi, su questa profumazione calda, molto calda, legnosa, io ci trovo bene abbinare il 1923 di Estro Cosmesi come EDT, Eau de Toilette. A questo punto, ragazzi, non mi resta che ringraziarvi per avermi seguito anche quest'oggi fin qui. Vi auguro un buon proseguimento di giornata ed un buon lavoro, dandovi appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti, ragazzi, alla prossima. Ciao!